La produzione poetica dei Trovatori è caratterizzata da una grande raffinatezza formale e da una straordinaria sperimentazione tecnica che emerge soprattutto in una forma poetica nuova, la canzone, un tipo di componimento che sin dal nome dichiara la simbiosi tra parole e musica. Altri generi diffusi sono il sirventese, una canzone di argomento politico, la tenzone, il dibattito in versi tra due o più trovatori su argomenti vari, la pastorella, la descrizione dell'attrazione nata in un cavaliere dall'incontro con una donna di umile condizione, e il plaisir, l'elenco di situazioni o momenti piacevoli. Mentre la canzone, il sirventese e il plaisir appartengono a un registro alto, aristocratico, la pastorella è la manifestazione di un sentire più popolare. All'inizio del XIII secolo la poesia provenzale attraversa una crisi improvvisa causata innanzitutto dalla crociata contro gli albigesi che erano stati condannati come eretici all'inizio del 200. La crociata provoca gravi sconvolgimenti in Provenza e determina la scomparsa di molti dei luoghi in cui la lirica veniva prodotta e fruita. Nonostante ciò, la lirica provenzale si diffuse oltre confine, soprattutto nei territori vicini, dove i trovatori continuarono a comporre. L'emigrazione dei trovatori provenzali dalle corti del sud della Francia verso i paesi confinanti, come Spagna e Italia, fu stimolo alla diffusione della loro cultura e del loro modo di poetare. Questo contribuì alla nascita di scuole poetiche come quella siciliana e siculo-toscana che in Italia raccolsero l'eredità della lirica provenzale.